col maggiore di sopra, piccolo borgo di Tarso. In questa casetta, alle prime luci dell'alba, si è consumata la tragedia. Almeno 4 i colpi di pistola che hanno squarciato il silenzio di un quartiere tranquillo. A trovare i corpi senza vita di Giancarlo Gaio, 89 anni, e della moglie Cesira Bianchetto, 82, il genero. Sì, marito e moglie. Gaio, vero di cognome? Sì. Poche parole, il dolore straziante. Lui, che solo 4 anni fa aveva perso la moglie Dorotea, figlia della coppia. Alle 6:30 era andato a prendere l'89enne per portarlo in ospedale, dove doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico. È entrato e si è trovato di fronte alla scena agghiacciante: la donna sul letto, ancora in camicia da notte, raggiunta da 2 colpi, uccisa forse mentre stava dormendo. Lui a terra, ai piedi del letto, un colpo alla nuca, la pistola ancora in mano. Immediata la chiamata ai soccorsi e ai carabinieri. L'arma da fuoco? È una pistola calibro 9x21 che l'uomo riteneva regolarmente a casa. Ma è vero che ha altre armi all'interno? Stiamo facendo delle verifiche all'interno dell'abitazione. Giancarlo Gaio da tempo non andava più al poligono. L'arma con la quale ha fatto fuoco la deteneva per uso sportivo, il porto d'armi scaduto. Una vita difficile, quella dei 2 coniugi, scandita da momenti drammatici, come la morte 4 anni fa della figlia Dorotea. Un dolore impossibile da superare per i 2 anziani, poi la malattia dell'89enne, una caduta della moglie qualche giorno fa che le aveva procurato delle lesioni, la paura del futuro, il timore dell'ennesimo intervento chirurgico che lo avrebbe costretto in ospedale per qualche giorno, lasciando la compagna a casa da sola. Un futuro che Giancarlo non vedeva più, stanco di combattere, diceva agli amici. Tutto questo lo avrebbe portato ad una decisione che non lasciava più nessuna speranza. Abbiamo trovato un biglietto su qua e poi stiamo facendo degli approfondimenti. Cosa si dice nel biglietto? Stiamo accertando. Comunque, insomma, parlava della situazione, della sua situazione, né più né meno. La stanchezza, difficoltà di andare avanti, la stanchezza. Cose che, insomma, una persona che probabilmente aveva un po' di sofferenza, però stiamo verificando queste cose. Nel biglietto lasciato a casa, poche righe, le sue ultime volontà. Sul posto l'anatomopatologo Alberto Furlanetto e il pubblico ministero Gabriella Cama, che ha già disposto l'esame autoptico sul corpo dei 2 coniugi. I corpi sono stati portati all'obitorio dell'ospedale di Treviso. In questo borgo è calato il silenzio di un dolore immenso e di una disperazione chiusa tra le mura di questa casetta.